Niger, un missionario italiano, padre Pierluigi Maccalli, rapito da un gruppo terrorista che lo ha sequestrato nella sua missione nel sud-ovest del paese. Ce ne parla Marcello Greco. Lo hanno rapito nella notte, dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione nel Gourmansé, zona semidesertica del Niger, a 120 km dal confine col Burkina Faso. Hanno preso cellulare e computer, poi l'hanno portato via a bordo di una moto. Padre Pierluigi Maccalli, originario di Crema, missionario della Società delle Missioni Africane, per anni in Costa d'Avorio, era rientrato in Niger da qualche giorno, dopo un periodo di vacanza in Italia. Lo hanno preso e dopo aver sparato in aria e saccheggiato la casa delle suore, sono partiti cercando di far perdere le loro tracce. Paese poverissimo, a maggioranza musulmana, dove la popolazione di fede cristiana non supera il 2%, il Niger è da mesi terreno di scorribande per diversi gruppi terroristici. La realtà è che da mesi in tutta questa zona la presenza jihadista da parte del Burkina Faso, del Mali e evidentemente con addentellati del Niger è operante. Quindi già da un paio di mesi nella zona c'erano zone di coprifuoco. Il rapimento di padre Maccalli potrebbe essere legato all'impegno sociale del missionario che da anni si batte per contrastare la pratica della mutilazione genitale femminile assai diffusa in Africa e bandita dalle Nazioni Unite. È l'unico bianco lì della zona, quindi era di facile, una facile preda. Il suo impegno di tipo sociale disturba. Durissima protesta.